qui. Ovviamente qua c'è Viti, li ho portati dentro, giusto? Vero Miri, li hai portati dentro? Vero che le hai messe dentro? Michele ha lasciato qui? No, le hai messe a posto. Sì. Devo andare a prendere i cacciaviti. Arrivo subito. No, non ce la posso fare. Ah, che bello fresco qua. Eccomi. Giusto per la cronaca. Chi è? Ciao. Aspetta che ti sblocco. Perché non si sblocca? Vabbè, comunque. E giusto per la cronaca, stamattina è 00000000, sto zorro non si vede, 00000000 è zorro. Il primo di uscita è il bel mio, voglio dire che fine ha fatto zorro, che in genere zorro la mattina quando che zorro dorme in giardino alla sua cuccia qui. Aspetta, mi dà un messaggio in attesa di revisione. Vabbè, c'è qualcosa. E Sadoro non appare ed è prima di uscire a fare la spesa. Voglio vedere che fine ha fatto sto gatto. E gira. Lo intravedo sul tetto, qui sul tettuccio, qui sopra di me. Già strano, perché questo gatto sembra miau miau, non vuole sempre mangiare niente. Non vuole mangiare, non scende neanche a mangiare. Perché cazzo è successo? E mi arrampico. Mi faccio il giro del giardino. Non fate caso, c'è un po' di caos nel giardino. Allora, mi arrampico. Sono i panni stesi, aspettate un attimo. E metto la prima scala qui. Aspetta, faccio un po' di giri di giardino. La prima scala qui. Questa è una scala alta che va fino al tetto, perché Zoro era qua sopra, qui sopra era Zoro. E chi fa lo stronzo si sposta qui. E Zemi rimette la seconda scala, siccome sono bassa, ovviamente con la crocco, la seconda scala qui. E salgo e non si fa prendere sto stronzo. E tu vabbè, prima o poi dovrai scendere, ho detto. Giri. Io poi abbiamo mangiato, abbiamo fatto da riposare. E poi me ne io scendo e le stavo addormendo sul tavolino, quello bianco, dove l'altro stavo lavorando. L'occhiappo lo porto dentro, lui subito scappa, vuole uscire fuori. Però ho notato che aveva una specie di ferita sul piedino. Se vediamo dove sta. Vediamo andare a sanarlo. Probabilmente si sarà fatto male stanotte a qualche parte, è rimasto incastrato da qualche parte col piede. Vediamo se è ancora qui. No, se n'è andato. C'è Miki. Adesso cerchiamo. Allora, qua c'è Miki. Passa che non mi esce a Zoro, questo è Mickey Mouse. Questo è Leo, sono giornali, perché lei legge. E Zoro non lo vedo, comunque. Comunque, praticamente Zoro, lo faccio dire con Leo, ha questo piedino dietro, senza pelo. Probabilmente è rimasto incastrato da qualche parte e gli fa male il piedino. Adesso gli ho dato un antidolorifico. Ah, eccolo qua, Zoro. Popo, eccolo qua il mio popo. Ciao, sono Zoro. No, non ti tocco, amore. Questo è Zoro, popo. È a fuoco, Chicco. Eccolo qua. Il piedino che si è fatto male è questo, lo vedete? Si è fatto male al piede. Deve essere rimasto incastrato da qualche parte. E si è dato un antidolorifico. Miki, no, Miki, non mi seguire perché devo lavorare col vapore che tu mi dai fastidio. Deve essere rimasto incastrato da qualche parte. Adesso sta lì. Non voglio farlo uscire, se no mi scappa. Poverino, questo stava morendo. Allora, il primo aprile mi è morto una gatta rossa che si chiamava Miele. Però lei è morta di blocco renale. Non ho fatto in tempo a salvarla. E invece questo mi stava morendo
il 18 aprile, quando ho aperto la raccolta fondi, perché non ce la facevo più con le spese, perché